Oggi è il 19 novembre di un anno qualsiasi, questa è la seconda lezione che facciamo su Schopenhauer, la prima era solo introduttiva, vediamo quelle che sono le influenze culturali di questo autore. Allora, Schopenhauer attinge a varie fonti della storia della filosofia, addirittura parte da Platone, arriva fino al romanticismo, la lista dei suoi contatti filosofici, però è capace di rielaborare in modo originale queste influenze e di produrre una filosofia che ha una sua identità ben precisa, che in genere noi etichettiamo con la parola pessimismo. Va bene, vi riassumo brevemente quello che anche nel testo è l'elenco delle fonti di Schopenhauer. Platone perché serve a Schopenhauer per spiegare come questo unico principio che sta dietro ogni cosa e che noi per adesso chiameremo Wille zum Leben, volontà di vivere, quindi questo impulso che è alla base di tutte le forme di vita, da quella minerale, vedi Elisa, alle forme più evolute, vedi me, come si realizza? Lui dice questa forza, questo impulso primordiale, questo istinto di sopravvivere si oggettiva, si fa oggetto, cercheremo di capire poi meglio cosa vuol dire, ma si realizza attraverso le idee platoniche che sono il modello, l'archetipo, lo stampino con cui sono fatte le cose, con cui dall'idea di uomo si passa ai tanti uomini nello spazio e nel tempo. Da Kant riprende l'idea che il mondo sia la mia rappresentazione, lui dice Kant ha scoperto il principio fondamentale della filosofia, che il mondo è la mia rappresentazione. Ovviamente Kant non aveva mai detto una cosa del genere, ma Schopenhauer è convinto di essere il vero autentico interprete di Kant, e quindi il soggetto, non c'è una realtà oggettiva che ci si impone, ma siamo noi che costruiamo la rappresentazione. Dall'illuminismo riprende lo spirito caustico, ora e allora ci spiegherà cos'è lo spirito caustico. Vergogna! No, caustico vuol dire lo spirito ironico, tagliente, che lui utilizza, e che ho preso di mira, allora, quindi puoi denunciare, che lui utilizza per demolire i valori, i miti, i tabù, da Dio all'ultimismo a tutto il resto. E questa è la cosa tipica di autori come Diderot, Voltaire, dell'illuminismo, ma prende anche il materialismo. Eravamo rimasti, mi ricordo proprio quando ci hanno interrotti per andare a vedere quella meravigliosa conferenza, a questo punto, quando la Métrier, per esempio, scrive l'homme machine, l'uomo macchina, e forse presentando di Cartesio l'anno scorso, vi avevo fatto vedere l'automa del turco che gioca a scacchi, quindi la macchina, l'uomo è solo una macchina, non c'è anima, non c'è spirito, l'uomo è una macchina, è una serie di cavi, di tubi, di pompe, di pistoni e così via, che lo fanno funzionare. Quindi demolizione totale di qualsiasi concezione spiritualistica, no? Il romanticismo, Schopenhauer rientra nell'atmosfera romantica, dice il vostro libro, anzi nella temperie romantica. Domani fai una ricerca sul significato della parola temperie, derivazione filologica e tutto il resto. Cosa vuol dire? Beh, certamente per Schopenhauer la realtà è una manifestazione finita di un principio infinito, così non c'è dubbio, c'è un principio assoluto, è la Wille zum Leben, questa forza irrazionale, la volontà di vivere, e quindi tutta la realtà è una serie di manifestazioni finite di questo principio. Noi siamo manifestazioni della volontà, i bandi, il sistema solare, gli animali, i vegetali, eccetera eccetera. Però se ci pensate, mentre per i romantici questo principio infinito è Dio, oppure è il logos, la ragione, lo spirito, l'idea, l'assoluto, c'è un principio positivo. In Schopenhauer questo principio, lo vedremo, è totalmente negativo, è totalmente razionale, come a dire tutto ciò che è reale è razionale, e tutto ciò che è razionale è reale. Capovolgiamo. Chi capovolgiamo, Corona? Hegel, capovolgiamo Hegel, tutto ciò che è razionale è reale, no, tutto ciò che è razionale, che è irrazionale è reale. E poi abbiamo in la veste decorativa, che però non è solo decorativa, dell'Oriente. Quando io ero giovane, qualche anno fa, per esempio, andava molto di moda la filosofia orientale, tutti partivano in India, si arrogarsi, si a conoscere un pensiero, un modo di vivere completamente diverso dal nostro. Quando comincia questa
fascino dell'Oriente in Europa. Proprio in quegli anni Schopenhauer è uno dei primi ad accorgersi di come nella moda, nel vestire, nell'oggettistica cominciasse a diffondersi il gusto orientale, i soprammobili di stile orientale, eccetera eccetera. E lui utilizza ampiamente i Veda sono il testo sacro della tradizione induista, in cui abbiamo tutte quelle migliaia di divinità e le loro storie, e da cui attinge Schopenhauer per esprimere certi concetti, come quello del velo di Maya, la dea che nasconde agli uomini la verità. Il velo di Maya, che cos'è? Il velo di questa dea che lui stende davanti ai nostri occhi, e noi non vediamo quello che ci circonda. Bene, detto questo, andiamo a vedere le cose più serie. Scusate, qui sono tutti gli effetti psichedelici. Hegel rappresenta per Schopenhauer, oltre che la sua bestia nera personale, l'antitesi della vera filosofia. Queste sono alcune delle parole con cui lui definisce Hegel. È un mercenario, un accademico mercenario, una prostituta della filosofia, Hegel, un prostituto della filosofia, un ciarlatano della mente ottusa, ha corrotto una generazione, usa la filosofia come mezzo di lucro. Vedete che insomma aveva la lingua abbastanza tagliente. Quella che mi piace di più, direi, il sicario della verità, il killer della verità, Hegel, a cui lui si contrappone e contrappone la sua filosofia. Qui Hegel è una delle sue espressioni più fascinanti. E questo è Schopenhauer, vedete, vestito da gufo, cappelli da gufo, e questa è la copertina della sua opera. 1818, che nessuno legge all'inizio, che poi verrà ripubblicata, mi pare, nel 48, e avrà un grande successo. Die Welt, il mondo, als Wille, come volontà e come rappresentazione. E quindi qui partiamo finalmente a spiegare, ecco, sbagliato la data ovviamente, pubblicato nel 19, giustizia nel 18, mettiamola così, cerchiamo di capire adesso questo concetto. Cosa vuol dire che il mondo è una mia rappresentazione? Bene, Schopenhauer parte da dove ci aveva lasciati Kant, il fenomeno e la cosa in sé. E già sapete cosa sono queste cose per Kant. Per Kant il fenomeno è il risultato dell'organizzazione con le forme pure dello spazio e del tempo dei dati sensibili. E i fenomeni sono oggettivi, non è che cambiano da me a lei, e i fenomeni esistono fuori dalla coscienza. Non sono rappresentazioni mentali i fenomeni per Kant. Sono fenomeni che esistono fuori di noi e che hanno la loro oggettività grazie al fatto che tutti li organizziamo con lo spazio, col tempo, con le categorie che sono uguali in tutti noi. State attenti che questo è l'importante. Mentre per Kant la cosa in sé è un numero, è ciò che sta oltre il fenomeno, oltre l'esperienza, è ciò che è per di cui per definizione noi non possiamo avere esperienza, e quindi è inconoscibile il numero. Quindi questa è la posizione di Kant. Schopenhauer invece interpreta in modo molto diverso sia il fenomeno che il numero. Per lui il fenomeno sono le rappresentazioni, cioè per lui i fenomeni esistono nella nostra mente. Quindi dire che il mondo è una mia rappresentazione, scusate, significa dire che ognuno di noi si forma una rappresentazione del mondo, usando delle categorie come vedremo adesso. Però il mondo, capite, è un'illusione, sono delle idee, delle rappresentazioni dentro di noi, non ha oggettività alcuna il mondo, e quindi è pura illusione. Qui Schopenhauer stravolge in realtà Kant, non solo, ma Schopenhauer dice che noi possiamo conoscere la cosa in sé, e quando la conosciamo scopriamo che la cosa in sé è appunto l'istinto di sopravvivenza, la volontà di vivere. Però procediamo con l'ordine. Lasciamo, questa è la citazione del velo di Maya, e io qui ho usato questo quadro di Magritte, non mi ricordo mai come si chiama, non so se l'ho scritto da qualche parte, comunque è un quadro che forse già conoscevate, e come vedete, non so se si veda bene, qui abbiamo, non si vede benissimo, una finestra, quindi siamo dentro una casa, e già questo segna un confine tra lo spazio umano e lo spazio naturale. Fuori abbiamo la natura, poi abbiamo un quadro, e guardate, il quadro si rappresenta
verità come corrispondenza, esattamente il paesaggio che sta fuori, ed è inserito in modo da corrispondere perfettamente a quel paesaggio, ma noi capiamo che è solo una rappresentazione, perché vedete ci sono i fori della tela, cioè si vede il cavalletto, e da quello capiamo che non è la natura quella, ma una nostra rappresentazione della natura. Ecco, io uso questo quadro per dirvi, perché vi voglio far capire che cosa, che per Schopenhauer tutto ciò che noi vediamo del mondo è così, è come un quadro, è come una rappresentazione, non sappiamo cosa c'è dietro, ok? E quindi è tutto mera illusione, avete capito il punto? Qui c'è ancora, qui gioca molto Magritte sulle contraddizioni, saprete, disegna la pipa e scrive questa non è una pipa. Perché questo è un quadro che rappresenta una realtà che non si vede, perché viene sostituita dal quadro. Quindi a questo punto la realtà è la nostra rappresentazione, non c'è una realtà a cui il quadro corrisponde ma che noi non vediamo. Però tutto questo gioco tra rappresentazione e realtà, il quadro e la realtà che raffigura, è a sua volta un quadro. Capite come tutto diventa abbastanza, adesso sento il neurone di Denis che urla di dolore. Ok, andiamo avanti. E qui vediamo le differenze con Kant. Per Kant il fenomeno è qualcosa di ingannevole, ecco perché per Schopenhauer, tipo su, infatti ecco perché trovate anche nel manuale tante citazioni, da Platone che diceva siamo delle ombre, a Shakespeare che diceva siamo fatti della stessa stoffa di cui sono fatti i sogni, da Calderón de la Barca, un autore spagnolo, che ha scritto una commedia, la vita è il sogno, la vita è un sogno. Ecco, questo insistere sul fatto che la realtà è un sogno. D'altra parte, Simone stava per dire ma che cartesio ha parlato di questo? Sì, bravo Simone, così sembra che è una lezione dialogata, no? Infatti, ricordate che Cartesio dice: come faccio a distinguere la realtà dal sogno? Come faccio a sapere che ora non sto dormendo e sto sognando di essere, e dentro il sogno mi vedo qui accanto a questo caminetto che faccio questi pensieri? Oppure la storia che vi ho raccontato tre volte di Chuang Tzu e della farfalla. Che Chuang Tzu si addormentò, sognò di essere una farfalla, poi si svegliò e non sapeva più se lui era Chuang Tzu che aveva sognato di essere una farfalla o se era la farfalla che stava sognando di essere Chuang Tzu. Voi fai un po' di ragionamento. Andò a fare i nomi, che la privacy, che la resta. Ok. E il noumeno, signore e signori? Il noumeno, abbiamo detto che per Kant è un concetto limite, per Schopenhauer è la realtà che dobbiamo conoscere. Adesso concludiamo questa meravigliosa lezione con questa robaccia qui. Quindi, questa è un po' la sintesi. Il mondo è una rappresentazione. E questo è il punto d'arrivo di Schopenhauer. Che cos'è la rappresentazione? Beh, dalla rappresentazione posso senz'altro dire che la rappresentazione richiede è una correlazione o una relazione tra un soggetto e un oggetto. Ci deve essere un soggetto che si rappresenta qualcosa e qualcosa che viene rappresentato dal soggetto. Non posso slegarmi, non ci può essere una rappresentazione senza soggetto o senza oggetto. Quindi, in una rappresentazione, soggetto e oggetto sono indissolubilmente connessi. Ok? Io ho la rappresentazione di Alessandro e Francesco sul banco, perché Alessandro e Francesco, come al solito, merenda con la penna, perché lui mangia le penne le matite. Ecco, ci deve essere un io che si rappresenta loro due, e loro due che vengono rappresentati da uno, quindi soggetto e oggetto della rappresentazione. Ecco perché, dice Schopenhauer, idealismo e materialismo sono entrambi sbagliati. Perché sono entrambi sbagliati? Beh, perché l'idealismo l'abbiamo visto in Hegel funzionare. L'idealismo mi dice c'è solo il soggetto, l'oggetto è una proiezione, una oggettivazione del soggetto. Ricordate, l'idea in sé, l'idea fuori di sé, che ritorna a se stessa. Ma è sbagliato anche il materialismo, perché il materialismo elimina il soggetto. Il materialismo mi dice non esiste lo spirito, non esiste il soggetto, tutto è materia, il pensiero e quindi anche la soggettività e quindi anche la consapevolezza non sono altro che effetti della mia struttura, per esempio, cerebrale. Hanno tolto entrambi perché eliminano uno dei due termini della relazione. Ok, quindi come funziona la rappresentazione? Abbiamo un soggetto e un oggetto. Il soggetto applica all'oggetto delle forme a priori, che sono lo spazio e il tempo e la causalità. Quindi
Il soggetto si rappresenta l'oggetto attraverso le forme a priori, che sono quelle di Kant, che Schopenhauer riduce a una sola, la causalità, così è più facile da studiare. Spazio, tempo e causalità. Noi abbiamo tutti in comune, come diceva anche Kant, queste forme a priori, quindi tutti ci rappresentiamo l'oggetto allo stesso modo. State attenti, perché Kant, perché Schopenhauer dice è inutile stare a elencare 12 categorie, ne basta una sola, la causalità? Perché lui interpreta la causalità come la categoria fondamentale? Bene, la parola che lui usa è Wirklichkeit. In tedesco Wirklichkeit viene dal verbo wirken, che vuol dire agire. Quindi lui per indicare realtà usa Wirklichkeit, agire. E adesso capiamo meglio cosa vuol dire. È un concetto che abbiamo già trovato in Platone, nel Sofista di Platone, che voi avete letto, palestato, dei vostri genitori. Esiste solo ciò che subisce o produce cambiamenti. Immaginate qualcosa che non interagisca in nessun modo con l'ambiente che la circonda, quindi non produce nessun tipo di effetto neanche sui nostri sensi, quindi non la vediamo, non la sentiamo, non la possiamo toccare, e non subisce nessun effetto dall'ambiente. Beh, semplicemente qualcosa del genere che non subisce né produce effetti, che non è di Wirklichkeit, non esiste. È un po' come i fantasmi, no? Dei cartoni animati che passano attraverso il muro perché non possono interagire con l'ambiente, sono fatti di un'altra cosa. Ecco, questo vuol dire Schopenhauer: esiste solo ciò che modifica l'ambiente o che viene modificato dall'ambiente, cioè che esercita un'azione causale o la subisce. Ecco perché basta una sola categoria. E Schopenhauer si laurea a Jena, mi pare, nel 1813, gli storici non hanno ancora scoperto la data esatta, e si laurea con una bellissima tesi che si intitola, potete trarre ispirazione, non vi laurerete voi, sulla quadruplice radice del principio di ragion supplica. Che cosa vuol dire Schopenhauer? Bene, qui Schopenhauer spiega proprio in che senso tutte le 12 categorie di Kant si possono in effetti ridurre alla causalità. La causalità governa ogni ambito dell'esistenza umana e anche non umana. Vediamo come, questo è un po' più difficile da capire, per cui vi chiedo di stare attenti, di farmi eventualmente delle domande ben precise. Allora dice Kant, pensiamo alla causalità. La causalità regola i vari ambiti di realtà. Prendiamo l'ambito di realtà più semplice, quello degli eventi fisici studiato dalle scienze della natura. Ebbene, la causalità è la ratio fiendi, che in latino vuol dire la ragione del divenire. Infatti, i rapporti tra i fenomeni sono regolati secondo il principio di causalità che viene formulato da Galileo, l'abbiamo studiato l'anno scorso, e quindi dato un fenomeno, ricordate come il modus ponens, dato un fenomeno, la causalità è il rapporto univoco tra un fenomeno antecedente e uno conseguente, per cui tutte le volte che è dato A, ne segue necessariamente B, quindi la causalità naturale che è espressa in tutte le leggi della natura, quindi niente di strano. Però il principio di causalità sta anche alla base del conoscere, è anche ratio cognoscendi, la ragione, cioè la regola, la legge della conoscenza, intendendo qui la conoscenza come conoscenza logica, la logica formale. Infatti pensate adesso molto banalmente, l'avevamo visto già in terza puntualmente, il principio di non contraddizione, no? Pensate a che cos'è la dimostrazione, pensate allo schema più semplice di dimostrazione, quello solito, no? Tutti gli uomini sono mortali, i greci sono uomini, quindi i greci sono mortali. Ora, in un certo senso, voi sapete che io non posso, se assumo le due premesse, che gli uomini sono mortali, tutti i greci sono uomini, devo necessariamente concludere che tutti i greci sono mortali, non a prescindere dalla mia religione, dal mio modo di vestire, dai miei gusti, necessariamente tutti dobbiamo. Quindi in un certo senso possiamo dire che le premesse sono la causa che determina la conclusione. È naturalmente una causalità diversa da quella fisica, una causalità di tipo logico, però è una causalità. Date quelle premesse ne segue, dice Aristotele, cioè quelle premesse sono la causa di quella conclusione. E quindi poi c'è la ratio essenti, che è un po' più complicata da spiegare, io ve la spiegherò male, perché non l'ho mai capita benissimo, però la ratio essenti, la causalità che regola l'esistenza, che ha a che fare con la geometria e l'aritmetica. Vedete che cavolo ci appiccicano la geometria e l'aritmetica con l'esistenza. No, dice Noemi subito intervenendo. Sì, professore, perché
ma che se ritroviamo caro, chi dice che lo spazio di tempo hanno pensato la geometria con la matematica. Brava Lorenzi, vedete che ti assoluto quello che fai. Ricordate le forme a priori dello spazio e del tempo. Lo spazio e la geometria sono strettamente connessi. La geometria altro non è che quella scienza che sviluppa la nostra forma pura a priori dello spazio. E il tempo ha a che fare con la successione, la forma pura per cui le cose ci sono date secondo un primo un poi, e quindi la successione, e i numeri sono una successione, quindi la matematica è collegata al tempo. Ecco perché la causalità intesa in questo senso, cioè lo studio delle connessioni e delle regole geometrico-matematiche, ha a che fare con l'esistenza delle cose che esistono nello spazio e nel tempo. Comunque non l'ho spiegata bene perché non l'ho capita bene neanche io. Poi questo lo cancello, tolgo la cattedra. Agire, cos'è la ratio finente, la ratio agendi? Quindi la regola dell'agire. In che senso la causalità regola anche il nostro agire? Bene, perché noi agiamo in vista di un obiettivo, di un fine. Quindi l'agire è sempre un mezzo per conseguire un fine. Quindi in qualche modo io posso dire che è il fine che causa il mio agire. Se io, se il mio fine è quello, di essere promosso, allora il mio agire sarà studiare, stare tempo a scuola, come per Simone. Quindi l'agire è in qualche modo determinato dall'obiettivo che io mi sono posto. Quindi è una forma di causalità al contrario, se volete, in questo caso la causa viene dopo l'effetto, perché io me la rappresento mentalmente prima, l'anticipo, io voglio quello è il mio obiettivo e quindi uso come strumento un certo tipo di comportamento oppure un altro. Quindi anche il comportamento in qualche modo causato, il comportamento, l'agire morale, l'agire insomma, è causato da una regola che potremmo definire come una forma di causalità. Ok, a questo punto io, come vi avevo promesso, concludo. La prossima volta vedremo come si può scoprire qual è la cosa in sé.